forza. Io so di un mese fa raccoglieva da Luano le firme per la protezione del mondo. Cazzo gliene frega Luano della Valle Mare. Noi qua siamo due madri, ma ci rendiamo conto che siamo quattro gatti in croce che ci facciamo ridere. A Luano cosa ci mettono a raccogliere 1000 firme, 2000, 3000 firme? Cosa ne sanno a Luano della realtà della montagna, della Valle Maira, grana, stura? Siamo tanto di tutto qua. Noi siamo qua quattro gatti, alla fine della storia ognuno ha detto la sua, però poi alla fine della fiera i lupi li hanno messi, siamo sempre presi per il culo, per scusi il termine, perché tanto oramai è così. C'è qualcuno che ci ha chiesto qualcosa prima di lupi, se c'è stato un exploit così e così è riuscito è perché qualcuno dietro ha incentivato nella maniera giusta, perché se no non ci poteva essere in un lasso di tempo così un plebiscito per venire fuori in quella maniera i lupi. Non è possibile, non si spiega. E quindi loro ci hanno azzeccato, per carità. Se noi adesso siamo qua che ci lamentiamo, ma quelli hanno raccolto 1000 firme per la protezione del lupo, ma chi ci guarda noi come siamo fatti? Ma io abito in montagna, c'è una trentina di mucche, ma mi vengono a far vedere, a insegnare, sono quasi autosufficiente a farmi il fieno, qualcuno qua lo sa, ma venite a vedere i cinghiali cosa fanno. Anni fa le amministrazioni hanno speso i soldi per fare gli abbeveratoi comunali per il bestiame, ma passa te su una piazza per un sentiero comunale con una mucca, se non vieni preso, non dico assassate, ma quasi dai turisti. Insomma, deriso, criticato, puzzi, caghi, rompi i coglioni. L'atmosfera che gira è questa in montagna, riguardo a noi pastorelli. Chi fa il pastorello? E chi viene a rubare bisogna fare come dice il cartello, beati loro che rubano, hanno fatto i soldi, hanno fatto qualcosa, noi facciamo ridere. Io ho mandato mio figlio quest'estate su in montagna a vedere le mucche, perché purtroppo non posso andare a vedere, mi dice, sì papà, l'ucciasse c'è, però il vitellino, la mucca è libertà, il vitellino non c'è. Da un'altra parte ho fatto denuncia dei carabinieri e altri capi sono spariti. Ma chi ci caga? Nessuno, non ha neanche saputo cosa fare. Che gliene frega le istituzioni che noi abbiamo delle famiglie, abitiamo su a 1500 metri, devi portare i bambini, fai 10-20 km e portare un catechismo, 20, 30, 50, 60 km e portarli a scuola. E poi devi portarli da un'altra parte. Hai bisogno di una ricetta, prendi una macchina da Marmara a 1500 metri e mo devi venire giù. No, ma provate? No. Ah, io vorrei solo che mi lasciassero vivere. Io voglio lavorare, vorrei solo che mi lasciassero vivere. Perché noi non siamo ricchi, noi ci accontentiamo. Sì, ma noi non vogliamo far soldi. Adesso... Il lupo è il corpo di grazia. Non so tanto cosa ci possa aspettare. Questa... Non so tanto cosa ci possa aspettare. Quale sarà la ciliegina sulla torta a questo punto? C'è da aspettarsi di tutto. Noi qua adesso siamo... Io non voglio offendere i miei amici. Siamo quattro... Bunumas. Allora adesso c'è qualcuno che ci può difendere, perché noi ormai siamo degli apaci, siamo come degli indiani in una riserva, cioè potete salvarti un culo, se no qua è finita, non allora... è che finirà come diceva il nostro amico, è finita. Mettete a posto e dicono, mettiti a posto un contadino su di lì in Valle Maira, voi tutti così che hanno 10 mucche là in una stalla, escono fuori le tappe con una carriola e fatti le consimaglie, fatti questo, fatti quello, un allevatore di sotto, la legge regionale, io metto il letame, mi fanno da 600 euro a 6000 euro di letame, perché io sono un ignorante, la legge non ammette ignoranza, allora esco fuori con lo spazio di letame e metto il letame nella neve per restare, mi fa la multa, benissimo, non ammetti, sono ignorante, pagherò. Ma come facciamo noi 10 mucche su in montagna a metterci a posto come fanno sotto gli allevatori che hanno 10.000 maiali? 10.000 maiali mi spiegavano, corrispondono i liquami di 60.000 persone, cioè cuneo. E come fa un allevatore di montagna a competere con 10 mucche e con un allevatore di pianura che ha 10.000 tori? Punto di domanda, io chiedo io. Poi non lo so. Passo gli amici a per la vira, forestato una linea che toccherà. Sì, ma andiamo a un porte. Ma te lo porti, non passa niente, che cazzo si mette lì con gli senza io. Ma te lo porti, dico, ma che cazzo fa? Mi diciamo, ma che di poter vivere, niente altro, poter vivere. Il letame una volta non sempre portato sulla neve. Vabbè, ma mi piace. Ma mi